Eccoci rientrati in studio, in diretta qui dagli studi di GV Television, la TV di Guendalina, con la seconda parte di martedì Sport, per parlare ancora dei campionati dilettantistici del nostro territorio, ma intanto abbiamo il nostro angolo dolce. Vedete Clarissa già con in mano i dolci della pasticceria Madonna. Sì, stasera come sempre ringraziamo la pasticceria Madonna, situata in via Angelo Rubino di Vallo della Lucania, che questa sera il titolare Fabio ci ha offerto delle buonissime chiacchiere, visto che siamo in tema di periodo proprio, delle chiacchiere. E qua dobbiamo dire sempre che Lino è un grande esperto. Lino. Sì, vero, sì, grande esperto. Io, Remo, ho passato il Capodanno a casa Madonna, in quel di Caivano. Addirittura, quindi... Sì, sono stato ospite a Capodanno di Fabio e della sua famiglia a Caivano e oltre a... Quindi anche lì ha assaggiato tutte le specialità. No, lì ho assaggiato anche il pesce che aveva pescato il papà di Fabio. E diciamo oltre ai dolci. Ma lì è di casa, lì però... E di poi abbiamo sparato dei fuochi d'artificio infiniti, abbiamo fatto dei fuochi bellissimi, un'ora di fuochi. Allora, stasera ci ha fatto vedere le chiacchiere, ci ha portato le chiacchiere, Fabio, le famose chiacchiere di carnevale al cioccolato semplice, e poi anche ho visto sul vassoio i baci di dama. Eccoli qua, li stiamo rivedendo. Ricordiamo Ottimo. Che la pasticceria Madonna è a Vallo della Lucania, in via Angelo Rubino. Approfitto per salutare tutti i ragazzi che lavorano alla pasticceria. E poi proprio per stare in tema, dico, non bastavano le chiacchiere che facciamo noi, ci sono state pure altre chiacchiere stasera. Dai. Sì, Remo, io prima di passare col proseguo del programma voglio ringraziare anche la Tavernetta che stasera ci ha mandato delle ottime pizzette. E noi dobbiamo dire il nostro peccato tra la prima e la seconda parte. Beh. E grazie anche a Davide e a sua madre che fanno delle pizzette le abbiamo assaggiate, buonissime. Quindi erano davvero buonissime. E poi allora, voglio ringraziare ancora la Gioielleria Ranieri perché stasera Clarissa indossa un collier fantastico, degli orecchini meravigliosi, e la Gioielleria Ranieri in piazza Vittorio Emanuele sotto i porci in questo periodo ha degli sconti fantastici, quindi tutte le ragazze che vi stanno seguendo e le mamme, tutti dalla Gioielleria Ranieri perché veramente delle cose favolose di gioielleria napoletana. Intanto Lino, come va la partita? No, non lo diciamo perché non voglio lasciare la suspense a chi sta vendendo da casa, il Napoli mi stai chiedendo? 0-0. Vabbè, 0-0. Vedremo anche come finisce, stiamo seguendo anche insomma quella partita. Stasera avremo un sacco di messaggi. Ecco qualche allora, messaggio. Che tanti messaggi per Massimo Cirignano, veramente è la star di questa trasmissione. E lui. Ma anche per gli amici del Caprioli. Sì, anche gli amici del Caprioli. Però Massimo è quello più seguito, veramente lui c'ha i fans ovunque, sia fans. Allora, vabbè, diciamo, ma io prima di venire qua pago, quindi diciamo è normale. Che, allora ci sta questo messaggio che, di Luigi Motone che fa i complimenti alla missione e alla Valletta, al grande Signano, Alessandro Greco, Forza Caprioli, e poi c'è Luca Riello che ci dice ragazzi fatevi rispettare, così dice ragazzo Luca Riello. Si riferisce forse ai ragazzi del Caprioli, ma poi il Caprioli si sta facendo. Un altro che ci ricorda che domani gioca la Gregoriana per la Coppa Campania. Bene, avete visto, ripeto, qua i nostri amici del Caprioli, terza categoria, poi ne parleremo ampiamente quando arriverà appunto il turno della terza categoria, ma ora riprendiamo con la prima e passiamo al girone G, vediamo quello che è successo nella 13ª giornata, ecco i risultati. Acquavella, Real Agropoli 1-2, Alfanese, Rofrano 2-4, Cicerale, Newmassa 3-1, Erion Gregoriana 0-3, Sapri Porlese 1-6, Procogliano Certosa di Padula 0-3, Sassano Real Palomonte 3-5, Riposa il Pattano. Classifica: Gregoriana 31, Real Palomonte 30, Real Agropoli 27, Cicerale 22, Pattano 21, Procogliano 20, Sassano 18, Newmassa 16, Rofrano 13, Acquavella 11, Pollese, Certosa di Padula, Erion 10, Sapri 6, Alfanese 0. Dobbiamo dire che Gregoriana, Procogliano, Rofrano, Pollese, Certosa di Padula e Sapri sono con una partita in meno e domani non la Coppa Campania ma si giocano i recuperi del campionato appunto di prima categoria.
non solo di prima categoria, tutte le partite sono state rinviate per neve l'altra settimana. Dunque ritorna in campo la Gregoriana dopo appunto il riposo forzato nel primo turno di questo 2017, va a vincere per 3-0 sul campo di Gromola contro l'Erayon. Qui la squadra di casa l'Erayon ha contrastato la capolista per più di un'ora. Primo tempo che si è concluso sullo 0-0, nel secondo tempo, al quarto d'ora, la Gregoriana segna con Pucciariello. A questo punto diventa tutto facile per la capolista, per i ragazzi di mister Francesco Menza, che raddoppiano con la manna e poi chiudono i conti con il terzo gol realizzato da Troiano. Troiano che sale a quota 13 nella classifica dei marcatori, quindi anche quest'anno Toni Troiano sta realizzando davvero tanti gol. 6 vittorie su 6 in trasferta per la Gregoriana, che ha segnato anche più gol lontano dal proprio terreno di gioco, 18 contro i 12 realizzati sul proprio campo. Quindi Massimo, va ancora meglio fuori casa rispetto al proprio terreno di gioco la Gregoriana? Sì, ma per il sistema di gioco che ha è normale, perché quando giochi in casa le squadre si chiudono, ha più difficoltà, però a campo aperto la squadra di Francesco va alla grande, con i giocatori che hanno in attacco, Troiano e compagnia, anche se quest'anno, diciamo la verità, Troiano, mentre l'anno scorso diciamo la Gregoriana era Troiano, quest'anno hanno tanti giocatori, tante alternative, quindi è più, vanno in gol quasi tutti. Su però, tanti giocatori, Francesco. Comunque questa è un'altra vittoria importante, perché anche se diciamo l'Erayon quest'anno non è che è l'Erayon degli altri anni, però vincere a Gromola è sempre difficile, quindi questa era un'altra ostacolo difficile, l'hanno superato alla grande. Ma dobbiamo dire, Lino, che il Real Palomonte insomma non perde terreno, non vince perde colpi, 5-3 in casa del Sassano. Questa è un'altra partita che si è giocata anche sul campo di Casalbuono. Un bellissimo campo di Casalnuovo, che veramente lo stanno sfruttando un po' tutti. E ha vinto 5-3. No, diciamo che è bellissimo vedere questa lotta tra due squadre che distanziano pochi chilometri, quasi si fossero messi d'accordo quest'anno per fare due squadroni e giocarsi questo girone. Veramente è una cosa che mi meraviglia tantissimo e penso che questa lotta alla fine, io questo campionato veramente non l'ho ancora decifrato, perché sono due squadre per me forti entrambe, quindi meritano entrambe la promozione. Ma basta pensare che il Real Palomonte ha in squadra Genovese, ex Santa Cecilia, ex Bobber del Santa Cecilia, segna 3 gol Genovese, quindi gli altri 2 gol sono di Ciotti e Ciatti, un giocatore di colore, il nome di colore, e quindi già con Genovese in campo, come dall'altra parti parte Troiano, parti già avvantaggiato con 2 bomber così, e che ripetono ancora la lotta che dello la scorso campionato, sì. Tutte e due. L'anno scorso non so chi l'ha spuntata. Genovese ha vinto la spuntata Troiano. Quindi quest'anno Genovese quanti gol ha fatto quest'anno? Genovese mi sembra che arrivò a 42 e Troiano a 45. Genovese però sì. È arrivato a dicembre. Cioè ha fatto 6-7 gol nel campionato. Sì, arrivava a 30 gol. Pure per il Palomonte era una partita difficilissima, perché il Sassano del grande Ricciardone si è rimborsato. Io pensavo che la partita è stata tirata comunque, non è che però il Sassano veniva da un periodo buono, con gli acquisti di Maiese e compagnia andando si era messa bene, però il Palomonte non c'è niente da fare, con gli acquisti che ha fatto del blocco del Santa Cecilia, te lo dissi già che per me è stata la squadra che deve vincere per forza, secondo me deve vincere per forza, perché è un organico troppo di livello per questa categoria, invece la Gregoriana è rimasta quasi la stessa dell'inizio campionato, quindi il Palomonte secondo me se non lo vince non è che ha fatto, cioè è un fallimento, perché ha investito, ha investito a dicembre alla grande prendendo giocatori come Guarnaccio, Genovese, poi mi sembra Abruzzese, non lo so, e sono giocatori che se li prendi devi vincere per forza, se no valeva la pena che te la giocavi e facevi il secondo posto, sempre quella, però
Loro sanno le cose tutte. Come comunque vedi? Di Mieli sta facendo un grande lavoro. Segui, naturalmente tu segui un po' tutti i campionati, quindi... Sì, bene o male, li seguo. Questo campionato di prima categoria, questo girone... Prima categoria, il girone nostro, diciamo. Rispetto anche all'anno scorso... Quest'anno lo vedo più combatto. Conosco il presidente della Gregoriana, so com'è la squadra, il secondo che il Palomonte... Sentendo Massimo i vari acquisti che hanno fatto a dicembre, Guarnaccio, che Bruzzesi, Genovese, che riconosco la vecchia data, perché giustamente come hai detto tu prima, comunque siamo nel giro del pallone. Quindi, e poi però l'unica cosa che mi dispiace, guardando la classifica sotto, vedere il Sapri, vedere l'Alfanese, vedere... Vabbè, ma poi ci arriviamo tante, a queste tante squadre, tante squadre della nostra difficoltà quindi sono in grosse però difficoltà. Lo vedo comunque combattuto, perché vedo guardando la classifica da 26-27 punti fino a 31 sono 4-5 squadre. Sì. E infatti non c'è solo la Gregoriana, sì, ma il Real Palomonte, ma c'è anche attualmente il terzo, diciamo così, il terzo incomodo, che è il Real Agropoli. Attenzione al Real Agropoli. A 19 recuperare ancora partite, mi pare. Conquistate le ultime 7 gare con 6 vittorie e un pareggio, quindi è un periodo, diciamo, molto molto positivo per i ragazzi di Mister Cimadomo, che vincono 2-1 sul campo dell'Acquavella. Questa è stata una vittoria in rimonta per il Real Agropoli, dopo aver subito il gol dello svantaggio dell'Acquavella, poi nel secondo tempo la squadra di Agropoli è riuscita a vincere, e Real Agropoli che ora è terzo a 27 punti, 3 in meno del Real Palomonte. Quindi attenzione a questo Real Agropoli. Andiamola a vedere questa vittoria, grazie come sempre a Giacomo Di Feo. Vediamo subito le immagini, il campo è quello di Acquavella, 26esimo del primo tempo, passa in vantaggio l'Acquavella, appoggia all'indietro da parte di un difensore del Real Agropoli, e bravo Touré che si inserisce tra due difensori e con la punta del piede anticipa Vitale. Si viene poi a trovare con la porta completamente spalancata, deve solo appoggiare la palla in rete. Grave indecisione qui della difesa del Real Agropoli, merito a Touré che ne approfitta, va a realizzare la rete del vantaggio per l'Acquavella. Touré che aveva segnato anche la settimana scorsa. Al 21esimo del secondo tempo però c'è il pareggio del Real Agropoli, punizione dalla tre quarti, palla in area, Cannalonga anticipa tutti e devia la palla in rete. Bravo Cannalonga in questo anticipo sul primo palo e mette la palla nell'incrocio dei pali, nulla da fare per Botti, dunque Real Agropoli che si porta sull'1-1. E al 40esimo del secondo tempo, dunque a 5 minuti dalla fine, c'è un cross dalla destra di Valente, ancora Cannalonga sul primo palo, questa volta di testa, devia la palla in rete, e questo è il gol decisivo e la quinta rete in due partite per Domenico Cannalonga, che con questo gol regala dunque la vittoria al Real Agropoli sul campo dell'Acquavella. Abbiamo rivisto il colpo di testa, dunque colpaccio, autentico colpaccio questo del Real Agropoli, che dunque è terzo in classifica, complimenti alla squadra di Agropoli, mentre in quarta posizione, distaccato di 5 punti dal Real Agropoli, c'è il Cicerale che ritorna a vincere dopo 5 partite che la squadra di Carpinelli non riusciva a ottenere i 3 punti, vince per 3-1 contro il Newmassa, segnano Cavallo, D'Angelo e Santo Suosso. Per il Newmassa di Alfonso Liguri è andato a segno la Gorga, nonostante tante partite senza vittoria. Massimo Cicerale comunque è al quarto posto in classifica, sì, quindi sì. Questo insomma un po', diciamo, l'equilibrio che, diciamo, c'è dopo, dietro alle, ma dopo l'inizio di campionato si è ridimensionato un po' il Cicerale, comunque era partito con 6 vittorie consecutive, sempre. Poi ha avuto 2-3 sconfitte, poi domenica dispiace per il mister Liguri che si sono capitati proprio loro, però hanno vinto dopo un po' di tempo e si sono ripresi un po'. Per il resto volevo fare i complimenti a questa Cannalonga che sta facendo veramente grandi cose con la Globe, invece mi dispiace per la quale la vedo un po' in difficoltà in questo periodo, i troppi cambiamenti non stanno portando bene anche all'Acquavella. Stefano, tu segui il campionato di Svizzera, tu hai giocato tanti anni fa in prima categoria, ecco, vedere, come diceva prima Fedele, ecco, le squadre, diciamo, più vicine a noi, Sapri, Alfanese,
nelle posizioni. Sapri, ti, in piange, posizione. Ti piange il cuore, più che altro. Che Sapri comunque è stata per la decina d'anni, ha fatto una realtà calcistica non indifferente per il Sud. Una squadra del Sud, come una cittadina come Sapri, fare dei campionati così importanti ha portato un po' di onore ai nostri luoghi, però poi stanno cercando è arrivato di, alla fine di ricominciare, però è, insomma, ricostruire è difficile, è un po', e ci vuole tempo. È un po' difficile. Sapri che subisce una sconfitta pesante in casa, 6-1 da parte della Pollese, qui davvero non c'è stata partita sul campo Valentino Mazzola di Vibonato, dove sta giocando il Sapri. La Pollese ha dominato la gara, segnano Dorilia e Pecchineda, due gol a testa per loro. Pecchineda ex Valdiano, che adesso sta nella Pollese e sta facendo gol a raffica. Poi Prisciandelli e Sarno, quindi questi sono gli autori dei gol, i sei gol con cui la Pollese ha vinto appunto a Vibonati contro il Sapri. Complimenti alla Pollese, che coglie la prima vittoria in trasferta di questo campionato, quindi a maggior ragione una vittoria importantissima. C'era il derby qui tra Alfano e Rofrano, qua aveva fatto un pronostico. Aspettavo proprio questa partita. Allora, prima, che è successo? Lunedì sono uscito, ho comprato la città, ho aperto la città, ho visto i tabellini 0-0 e quindi ero felice perché avevo un poco pronosticato che faceva almeno faceva il primo punto. Allora, ti posso dire che su qualche giornale, senza fare nome, allora, c'era un sacco di risultati sbagliati. Però io ero felice perché avendo vinto i risultati volevi quasi festeggiare, diciamo. Poi dopo ho visto i risultati in dettaglio, ho visto 4-2. Vabbè, sarà per la prossima, dai. Però è una comunque partita combattutissima. Sì, 4-2 per il Rofrano, due gol per il Rofrano, poi comunque si è rifatto sotto l'Alfano, è andato Bombeo e 4-2. Rofrano ha segnato con Cetrangolo, Speranza che ha fatto una doppietta e poi Pompeo che ha fatto il quarto gol, mentre Giordano e Villano per l'Alfanese, ma l'Alfanese che resta ultima in classifica. Rofrano che insomma erano forse anni che non si giocava questo derby, forse io me lo ricordo da anni. In prima categoria. Primo derby in prima categoria. Tra secondo e terzo, insomma. Ma perché pure l'anno scorso? Pure l'anno scorso. Sono due anni consecutivi. Due anni che pure l'anno scorso, tutte e due in prima categoria. Due anni, no? Due anni. Vediamo il prossimo turno, così chiudiamo anche. Io volevo solo dire una cosa sul Pattano, vorrei fare i complimenti. Pattano che ha riposato. Sì, ha riposato, non si parla del Pattano che ha riposato, però vorrei fare i complimenti a Andrea Guzzo, che sta facendo bene nonostante era un, diciamo, un centrocampista, è stato trasformato in attaccante e sta facendo grandi cose, ha già realizzato 6-7 gol e quindi gli faccio i complimenti. Vediamo, come dicevo, il prossimo turno, 14ª giornata del girone G di prima categoria. Ecco che arriva il quadro, eccolo. Certosa di Padula, Alfanese, Sapri Gregoriana, Pattano Sassano, Pollese Procogliano, Real Agropoli Cicerale, Real Palomonte Erayon, Rofrano Acquavella, riposa il Newmassa. Qui Sapri ospita la capolista, quindi è un'altra partita difficile, mentre il Real Palomonte ospita l'Erayon, quindi un pronostico massimo. Vittoria per entrambi. Solo la partita della Globo la vedo difficile. Allora passiamo alla seconda categoria, girone I. Cominciamo dal girone I, 11ª giornata, le ultime partite che sono disputate. Vediamo. Atletico Veca, Atletico Saracena 0-0. Atletic Real Postiglione 1-1. Licinella Ursentina 4-0. Macchia San Michele Olevano 0-2. Ricigliano Chieve 0-3. Santa Maria 2012 Rutino 1-0. Riposa il Calciostella. Classifica. Atletico Veca 24, Calciostella 22, Chieve 21, Licinella 18, Atletico Saracena 17, San Michele Olevano 16, Santa Maria 2012 14, Real Postiglione 12, Atletic Macchia 10, Rutino 8, Ricigliano 5, Ursentina 4. Qui avevamo detto che la partita non facile, sarebbe stata una partita non facile per la capolista Atletico Veca contro l'Atletico Saracena, è stato così, insomma, l'Atletico Saracena è andata a Sant'Anna di Battipaglia a imporre
il pareggio è finita 0-0. Atletico Vecchia che comunque guadagna un altro punto sul calcio Stella, che ricordiamo deve comunque recuperare una partita. L'Atletico Saracina è quinto in classifica a 17 punti, quindi complimenti all'Atletico Saracena che viene da un periodo buono di risultati positivi e lo ha dimostrato ancora in casa della capolista andando a pareggiare 0-0. Ma i complimenti dobbiamo fare anche alle Cinella che batte 4-0 l'Ursentina, va a 18 punti, una partita ancora da recuperare proprio in casa del calcio Stella. Le Cinella che viene da 6 risultati utili, 4 vittorie e 2 pareggi, quindi un momento positivo anche per le Cinella. Terza posizione per il Chieve che vince 3-0 a Ricigliano, mentre si conferma metà classifica SM Chirove Olevano che vince sul campo del Macchia per 2-0, e perde invece il Rutino dopo 4 partite utili 1-0 al Troisi di Gifone Valle Piana contro il Santa Maria 2012. Si allunga invece, nonostante insomma sentiremo da Massimo, il periodo positivo per l'Atletic che ha pareggiato in casa 1-1 contro il Ricigliano, però sono 4 partite utili, Massimo. Sì. Ma questo pareggio ti ha lasciato un po'... No, dico, l'unica cosa che ci consola è la serie positiva. Che posso dirti che io ancora sto arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo per sono nero, proprio nero. Perché nelle ultime due partite abbiamo buttato 4 punti, ma non... in primis per colpa nostra, perché se tu non chiudi le partite poi è normale che... puoi prendere il gol, in questi campionati basta poco, bastano episodi e ti cambia la partita. Domenica abbiamo sbagliato ancora una volta tantissimi gol sotto porta, poi abbiamo preso un gol al 95esimo, poi ci sono anche degli episodi, però io non sono abituato a trovare giustificazioni. Per me quando non metti la palla in porta, non chiudi la partita. Sì, De Bernardo ha fatto un grandissimo gol, complimenti a Angioletto che in una... un periodo ottimo, sono contento per lui perché è un ragazzo che si impegna tanto e i risultati gli stanno dando ragione in questo periodo. Mi dispiace per mister Franco che sta nero pure lui, però te l'ho detto, la colpa è nostra. Se tu crei 7-8 palle e gol e ne metti dentro solo una, poi è normale che poi lo puoi prendere. In questo periodo sta andando così, però c'è da dire che la squadra sta crescendo partita dopo partita, stiamo giocando nonostante le assenze, perché in questo periodo ci manca il fratello, per me il cuore di questa squadra, Francesco De Bernardo, e quando non c'è lui in campo si sente la mancanza. Si sente, perché se vai a vedere nelle ultime 4 partite, 2 volte che abbiamo vinto a Olevano e poi con la prima in classifica con Calcio Stella c'era Francesco in campo. Come è venuto meno Francesco per varie situazioni, abbiamo pareggiato ma non si riesce a vincere perché... è lui l'uomo in più, ti dà la carica e spero che noi domenica abbiamo il derby, spero che sabato cioè Francesco. E andiamo a vedere il prossimo turno di questo girone, la 12ª giornata, vediamo le partite della prossima settimana. Atletico Saracena Ricigliano, Atletico Rutino, Calcio Stella Macchia, Chieve Santa Maria, Real Postiglione Licinella, San Michele Olevano, Atletico Vecchia. E dunque c'è il derby tra Atletico e Rutino, mentre le due diciamo capoliste, San Michele Olevano ospita l'Atletico Vecchia, mentre il Calcio Stella giocherà in casa contro il Macchia. Insomma, vedendo le partite non dovrebbe cambiare molto, aspettiamo anche il recupero che ci sarà tra Calcio Stella e Licinella. Andiamo velocemente alla seconda categoria, girone L, vediamo i risultati anche qui dell'11ª giornata. Elea Virtus Foria Futani 3-2, Velina Lentiscosa 5-2, Laurino Pro Atena 4-1, Licusati Atletico Caselle 2-1, Novivelia Casaletto 1-1, San Maurese Atletico Pisciotta 3-0, riposa l'Atletico Montesano. Classifica: San Maurese 27, Elea Virtus 17, Atletico Montesano Laurino Atletico Pisciotta 16, Pro Atena 15, Novivelia Lentiscosa 13, Licusati Casaletto 10, Foria Futani Velina 9, Atletico Caselle 4. Qui dobbiamo dire che San Maurese, Atletico Montesano, Laurino, Noviveglia, Licusati, Foria Futani sono con una partita in meno, partite che si recupereranno naturalmente domani, mercoledì. La capolista San Maurese fa valere ancora la legge, la sua legge della vittoria, vince ancora 3-0 contro l'Atletico Pisciotta,
è la nona vittoria consecutiva dall'inizio del campionato, quindi 27 punti, ancora punteggio pieno, 33 gol realizzati, solo 6 subiti, tutti subiti in casa, perché fuori casa la San Moritz ancora non ha preso gol, quindi questo vorrà ancora di più la forza di questa squadra, un organico già forte, rinforzato ulteriormente nel periodo di dicembre, è arrivato ancora un altro giocatore di qualità, di esperienza, Stefano Marrocco, proveniente dalla Polisportiva Santa Maria di eccellenza. Dobbiamo anche dire che la San Maurese, dopo la vittoria nella gara di andata in casa per 4-1 sul Noivelia, si è ripetuta, è andata a vincere a Noivelia 4-2 e ha raggiunto la semifinale di Coppa Campania di seconda categoria. In semifinale affronterà la vincente che uscirà dalla partita tra Umberto Marino Napoli e Futsal Cisterna Gerola, quindi un traguardo, ancora un grande traguardo per questa squadra, che andrà dunque a disputare la semifinale di Coppa Campania di seconda categoria contro una di queste due squadre. Insomma, qua andiamo già verso il napoletano, dunque altre realtà, e dunque questa squadra andrà a cimentarsi con queste squadre di altri gironi di questa seconda categoria. Diciamo anche che contro il Pisciotta due gol nel giro di pochi minuti, dal 18esimo al 23esimo, prima Amendola, poi Di Domenico, poi ancora Amendola, chiudono la partita appunto in 5 minuti. E dunque grande stagione ancora, sì, per diciamo, la San Maurese. La San Maurese, facciamo i complimenti alla San Maurese per la vittoria del campionato. Adesso vuole stabilire il record, cioè quello di vincere tutte le partite fino alla fine. Quindi questo record è possibile per questa squadra attrezzata già per la prossima stagione, e sono convinto che questo record lo possono raggiungere, vincere tutte le partite del campionato. Qui vorrei far intervenire gli amici del Caprioli. Caprioli giocano sullo stesso campo, naturalmente lì con il Pisciotta. Diciamo anche che c'è stato un cambio in panchina del Pisciotta. C'è adesso Pifferi, sì, che diciamo è il nuovo allenatore del Pisciotta. Noi conosciamo bene i giocatori del Pisciotta, quelli che sono diciamo quelli che hanno iniziato il campionato e quelli che sono arrivati a dicembre. Fedele, Pisciotta comunque ha un organico di primo livello. L'organico sicuramente che non rispecchia la classifica. È vero che la San Maurese sta facendo un altro campionato, però conoscendo il Pisciotta e conoscendo i calciatori, attualmente è una squadra che secondo me può lottare per arrivare al secondo posto senza problemi, perché sono convinto che se mese d'agosto facevano questa squadra che hanno fatto adesso, il Pisciotta se la giocava fino alla fine, perché conosco l'organico, conosco la società, quindi... Però c'è da dire, Stefano, che i giocatori che sono aggiunti dopo, come Di Luca come è ritornato di nuovo Ranavolo, ma tanti altri giocatori c'hanno, che conosciamo molto bene. Roberto Caputo, fa la differenza. Che di San Nicola, fa la differenza. Rizza, è un ragazzo che difesa, il portiere Cappuccio. Insomma, la squadra c'è. Ecco, cioè, voi, si partivano già dall'inizio. Forse così. Vi allenate insieme lì? Alcune volte sì. Quindi... Un altro calciatore, Cutri, della Gerbison, preso a dicembre, di Pisciotta. Secondo te, ecco, ci può essere una ripresa? Guarda, non so i motivi. Cercare di arrivare, insomma, quantomeno alla seconda posizione. Penso che per la seconda posizione ci possono arrivare facilmente. Perché la squadra c'è. Come diceva il mister prima, se partivano già da agosto con questa squadra qui, adesso non si parlava di una San Maurese con un distacco così enorme dalla seconda. Remo, io voglio fare un bocca al lupo a Sabatino Pifferi, che è un mio caro amico. Lui è una persona molto sanguigna, quindi penso che caricherà mille ma di io calciatori. Devo dire la stessa cosa, devo dire di Giacomo Poli del Pisciotta. Giacomo è un allenatore molto molto preparato, è chiaro, tante volte, anzi la maggior parte delle volte non è colpa dell'allenatore, insomma chiaro che si cambia allenatore per dare, sì, ma cercare smossa, di dare un po' qualche una smossa, però conosciamo il valore di Giacomo, è sempre l'allenatore a pagare, è arrivato ai playoff, sì, però Remo, diciamo che in questo caso c'è da dire solo una cosa, la colpa è della San Maurese,
perché alla fine Giacomino sta facendo un buon lavoro. Buon lavoro. Stanno tutti lì. Quindi è la Sammonese che ha rovinato questo campionato, diciamo, perché è una squadra di due categorie superiori, comunque il Pisciotta sta a 16 punti, solo le Lea Virtus 17, è un campionato equilibratissimo perché anzi, si sono trovate davanti una Sammonese di un'altra categoria. Poi è normale che tu la squadra la devi costruire ad agosto, non è che la costruisci a dicembre, perché se cambi ogni 3-4 dei giocatori è difficile poi creare un gruppo e poi... Anche perché puoi rompere pure gli equilibri. Quando arrivano i giocatori a campionato incominciato non è sempre una bella cosa. Non è facile poi integrare. No, perché se non si integrano bene poi si creano problemi. No, abbiamo un'altra chicca. Ci sono degli scatti dalla regia fatti prima in backstage. Io vorrei ricordare Calista, di ricordare il centro estetico che stasera ha curato l'immagine di Calista e anche la mia. Sì, è l'SGE Form Group. Quella di Massimo noi invece. Sarà per la prossima settimana. Guarda Lino come è stato bene. Io ho bisogno di qualche correzione perché non sono bello come Clarissa, vedi? Quindi. Ma diciamo che dobbiamo dire che mi hanno dato una mano, ancora sono su di chili, però io conto dopo Pasqua di perdere un po' che chilo. Beh, il trucco penso che non Clarissa non può farci molto sulla perdita dei chili, però sono tutti questi sponsor che stanno un po' contribuendo. Scherziamo. Bene. Complimenti. Intanto il Napoli 0-0, il Napoli, Remo, si va a supplementare. Può darsi che riusciamo a vedere un po' di partita dopo la nostra trasmissione. E i supplementari, speriamo di no. No, a supplementari. Ah, già sono i supplementari, benissimo. Allora, volevo far intervenire Mauro. Tu, ecco, hai visto qualche partita del Pisciotta lì a Caprioli oppure non? No, sì, ho visto qualche partita, comunque una bella squadra. Togliendo la Sammaurese, che saluto anche Amendola, Vassallo, Esposito, che sono i miei compagni di classe. Ah, quindi ex compagni di classe. Conosci molti quindi, giocatori della Sammaurese. No, comunque il Pisciotta è una bella squadra, penso che il secondo posto lo può fare tranquillamente. E alla sua portata. Facciamo in bocca al lupo naturalmente. Il Laurino che è stato qui con noi con i suoi bene giocatori proprio martedì scorso, vince 4-1 contro il Pro Atena. Primo tempo che si chiude 1-1, vantaggio del Laurino con Palladino, pareggio il Pro Atena sul rigore con Curcio. Poi nel secondo tempo il Laurino insomma prende in mano la partita, realizza 3 gol con Gregorio, Maffia e Roselli. Dunque qui dobbiamo segnalare il gran gol di Roselli, che segna praticamente dal calcio d'angolo, un tiro d'effetto che si è insaccato direttamente in rete, quindi grande gol per lui e grande vittoria per il Laurino, che domani attende proprio la capolista sul campo di Laurino nel recupero della 10ª giornata. Vedremo come andrà a finire. Gol spettacolo invece a Casalverino Scalo, dove il Velina rifila una sonora sconfitta al Lentiscosa. Qui finisce 5-2 per la squadra allenata da mister Gigi Trama, che in attacco ha due bomber che fanno la differenza. Qui ha Matteo D'Aiuto, che va in gol per 3 volte, Trama. E Gabriele Trama, ex Acquavella, che realizza una doppietta per il Lentiscosa, segnano Cusati e Dinca. Due gol che evidentemente non servono a molto contro i 5 realizzati dal Velina. Dinca, un altro giocatore che conosciamo molto bene noi a Palinuro, e sta segnando insomma con Lentiscosa, però con Dagocci rispetto all'anno scorso, con Palinuro certamente, questo sì, perché comunque a Palinuro c'era un certo De Luca dietro a lui, quindi creava gli spazi per lui, che è molto veloce ad inserirsi, ed era molto facile per lui fare il gol al Palinuro. Comunque Lentiscosa ha comunque un'ottima squadra, ha in organico anche Gianni Esposito, che preso dal Pisciotta a dicembre, quindi comunque è una squadra di tutto rispetto. Ma complimenti a mister Trama, perché la sua mano si è vista immediatamente, l'esperienza di questo mister navigato che ha fatto la promozione e l'eccellenza col glorioso Cilento, non so se te lo ricordi. Sì. Quindi complimenti a mister Trama. Il Novelia pareggia in casa contro il Casaletto, segna prima il Novelia con Oricchio, poi nella seconda parte di gara Colombo pareggia per il Casaletto, dunque 1-1 il risultato. Vediamo il prossimo turno subito per questo
per questo girone, così passiamo subito alla terza categoria. Ecco il quadro dei prossimi incontri. Atletico Caselle e Elea Virtus, Atletico Montesano Licusati, Atletico Pisciotta Laurino, Foria Futani Velina, Lentiscosa San Maurese, Novi Velia Pro Atena, riposerà il Casaletto. E, prima di parlare del prossimo, ecco, siamo riusciti ad avere le immagini della partita giocata a Camerota tra Licusati e Atletico Caselle. Ha vinto il Licusati per 2-1. Vediamole subito le immagini, grazie a Gioacchino Cavaliere. Andiamo subito al 34esimo del primo tempo, fallo in area di rigore del Licusati sull'attaccante del Caselle Mudà, anche qua un giocatore di colore, molti giocatori che si stanno piazzando in queste squadre. L'arbitro dunque assegna la massima punizione. Tra le proteste dei giocatori Licusati vediamo l'azione molto dubbia, dobbiamo dire, la decisione del direttore di gara. Tira dal discreto Fiscina, che realizza il gol, un bel tiro questo, perfetto il tiro, che porta in vantaggio appunto il Caselle. Rivediamo ancora la battuta del calcio di rigore, 1-0 al 36esimo del primo tempo. Il Licusati al primo minuto del secondo tempo pareggia con questo grande gol di Saturno, che proprio sulla linea dei 16 metri fa partire un gran tiro di sinistro imparabile per il portiere del Caselle. Vittorio Saturno dunque subito in gol in apertura della ripresa. E al 13esimo del secondo tempo ancora il Licusati in attacco, palla in aria sul destro di Ciociano, che di prima effettua un tiro preciso di esterno. La palla si infila all'incrocio dei pali, questo è il gol che regala dunque il successo al Licusati, lo segna Gaetano Ciociano al 12esimo del secondo tempo. Dunque complimenti al Licusati, abbiamo già visto il prossimo turno. Per quanto riguarda la San Maurese, va proprio a Lentiscosa. Lentiscosa, c'è questa partitissima direi tra Lentiscosa e San Maurese, questa è una partita molto difficile per la capolista. Poi l'Atletico Pisciotta ospita il Laurino, questa è un'altra bella partita tra due squadre che stanno facendo davvero molto molto bene in questo campionato. Andiamo velocemente alla terza categoria, girone F, vediamo subito risultati e classifica. Cilento Calcio Sessa Montestella 6-3, Oleastrum Pollica 2-1, Pattano Biva Tolla 1-4, Prignano Dinamo Perdifumo 1-0, Stio Cilento Montecorice rinviata, Virtus Eredita Lustra 3-2. La classifica: Montecorice 19, Lustra 15, Vatolla Virtus Eredita 14, Prignano 13, Cilento Calcio 12, Stio Cilento 11, Dinamo Perdifumo, Sessa Montestella 7, Pollica 5, Oleastrum 3, Pattano B 0. E qua dobbiamo dire che Dinamo Perdifumo, Virtus Eredita, Lustra, Sessa Montestella, Prignano, Vatolla, Cilento Calcio e Montecorice una partita in meno, Stio Cilento due partite in meno. Tutte partite che si recupereranno domani. E dunque rinviata, come ho visto, per neve la partita che viene impegnata la capolista Montecorice a Stio Cilento, campo ancora completamente coperto dalla neve. Per quanto riguarda le inseguitrici, perde il Lustra 3-2 a Eredita. Illustra che resta comunque al secondo posto nonostante questa sconfitta. Sale il Vatolla, che vince 4-1 a Massa in casa del Pattano B. Poi per quanto riguarda le altre, a quota 13 c'è il Prignano, che con un gol di Caruso batte la Dinamo per di fumo. Il Cilento Calcio va di goleata sul Montestella, risultato finale 6-3 per il Cilento. Infine Oleastrum, che vince la sua prima partita di questo campionato contro il Pollica 2-1. Vediamo il prossimo turno di questo girone. Dinamo Perdifumo Cilento Calcio, Lustra Prignano, Montecorice Virtus Eredita, Oleastrum Pattano B, Pollica Stio Cilento, Sessa Montestella Vatolla. Bene. Passiamo dunque al prossimo campionato, terza categoria, girone F, dove c'è il Caprioli dei nostri amici che sono qui in studio con noi. Vediamo i risultati intanto. Camerota Folgore Acquavella 1-2, Caprioli Magnocavallo City 4-1, Ceraso Civisport 1-0, Polisportiva Marina Lentiscosa B 1-1,
Rodio, buon abitacolo, 1-3. Scario, Atletico Pisciotta B, 2-1. Riposa il Cellarum. Classifica. Caprioli 21, buon abitacolo 16, Cellarum, Scario, Ceraso 13, Folgore Acquavella 12, Civisport 10, Polisportiva Marina, Lentiscosa B 8, Camerota 7, Atletico Pisciotta B 4, Magnocavallo City 3, Rodio 2. E come detto, protagonista di questo campionato, il Caprioli, che occupa saldamente la prima posizione, 7 vittorie su 7 partite. 5 punti di distacco sulla seconda, un Caprioli che sta davvero facendo grandi cose, ha vinto, come dicevo, tutte le partite, 25 gol realizzati, solo 7 subiti, un organico davvero importante messo su da Fedele Percopo e da Stefano Granito e da tutti gli altri. Sabato c'è stata questa bella vittoria sul campo appunto di Caprioli contro il Magnocavallo City. Sono andato a riprendere la partita, 5 gol, è stata una bella partita. Vediamo intanto le immagini e poi ne parliamo qui con i nostri amici in studio. Vediamo subito il primo episodio al 20° del primo tempo, quando il Caprioli ha già l'occasione per sbloccare il punteggio. C'è un fallo di mano in area da parte di un difensore del Magnocavallo, l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Va sul dischetto Silvio Scarpa che calcia male, il portiere del Magnocavallo riesce a respingere la palla con il piede sinistro. Vediamo battuta di Scarpa che non ha un impatto felice con la palla, dunque si fa parare il tiro, ma la rete del vantaggio arriva poco dopo al 29°, cross dalla destra di Saullo sul quale si avventa proprio il nostro amico qua Mauro De Cocinis che sul primo palo colpisce di testa e insacca la palla. Beh, un bel gol, il primo tra l'altro suo della Pina. Con la maglia del Caprioli, dunque doppiamente felice, dobbiamo secondo, dire secondo. Il secondo per De Cocinis. Intanto abbiamo visto naturalmente la gioia di Mauro che va ad abbracciare i propri compagni. Nel secondo tempo, al 10° minuto, la rete del raddoppio, questa volta Scarpa fa tutto molto bene, controlla la palla e dal limite dell'area a volo la mette a fil di palo, imparabile per il portiere ospite. Silvio Scarpa dunque porta in vantaggio il Caprioli con questo bellissimo gol, complimenti a lui. Al 33° c'è un lancio dalla propria metà campo da parte di Caputo per Scarpa che arriva in area di rigore avversaria, esce il portiere che travolge l'attaccante del Caprioli, l'arbitro indica di nuovo il dischetto del rigore in favore dei padroni di casa. Rivediamo l'intervento in uscita del portiere del Magnocavallo, credo che siano pochi dubbi, vedete l'uscita scomposta del portiere sull'attaccante del Caprioli. Questa volta la battuta va Veneroso che non sbaglia e mette la palla in rete sulla destra del portiere, dunque il 3-0 per la capolista Veneroso che poi va a fare una dedica speciale, vedete la sua bambina che è lì ad assistere alla partita vicino alla rete di recinzione. Al 42° arriva anche il quarto gol ancora il gol di Veneroso, il quarto gol, eccolo qua, c'è questo passaggio messo da Saullo che ha servito in area Tomei. Devo dire che Saullo ha fatto 2 assist, il primo proprio su Mauro e questo su Tomei, e dunque gol del 4-0 per il Caprioli. Poi nel finale, in pieno recupero, c'è il calcio di rigore assegnato al Magnocavallo dal direttore di gara, c'è un fallo commesso da Caputo su un Fierro, lo stesso Fierro che poi va a realizzare il calcio di rigore. Dunque finisce 4-1, grande vittoria ancora, come dicevamo, la settima di questo campionato per il Caprioli, punteggio pieno in testa alla classifica e dunque 25 gol fatti, 7 subiti. Questi sono numeri importanti, Fedele. Sì, sono numeri importanti. Una squadra che abbiamo allestita nel mese d'agosto con il presidente Greco, che è un programma
diciamo a lunga scadenza, perché abbiamo deciso insieme a altri della società, insieme al presidente Greco Fedele, il presidente più giovane secondo me di tutta la terza categoria, se non mi sbaglio c'ha 23 anni, quindi è tutta una società nuova che parte 3 anni fa insieme al capitano. Intanto scusami, possiamo anche mettere le immagini della partita mentre discutiamo con i nostri amici Gennaro, la partita proprio di domenica, per vedere un po' i gol. Dicevi, Federico? Dicevo che la squadra parte 3 anni fa insieme al capitano mister fino all'anno scorso. Diciamo che Stefano Granito ha tenuto questa squadra per 3 anni. Due anni. Cresciuto con tanti giovani, diciamo pure tante sconfitte, però quelle sconfitte sono servite a far crescere questi ragazzi. Proprio abbiamo fatto un programma di crescita graduale. Il primo anno abbiamo fatto 2 punti, quindi niente di... Però la squadra già esprimeva un bel gioco, si vedeva che... Il secondo anno siamo arrivati a 26-27 punti, poi quest'anno con gli amici... Che ci sono vecchi quest'anno, compagni. Quest'anno Fedele è andato però a trovare alcuni suoi insomma vecchi amici, diciamo così, che hanno arricchito la rosa. La rosa, sì, sì. Vecchi amici, sì, è pure Massimo Sirignane che l'ho chiamato il mese di settembre. Sì, sì. Settembre, se pure lui voleva venire a aiutarci un po', però mi disse di no perché Gennaro, aveva quando già sei dato pronto la parola. Puoi anche mettere le immagini della partita. Però come hai detto c'è tu, Fusi, c'è, abbiamo preso dalla vecchia guardia. Della vecchia guardia, diciamo Fusi. No, Fusi no. Scarpa, che abbiamo preso dal Pattano, Carmine Elia. Ah, Elia, scusa. Elia, poi Scaniello, Ramondo Francesco e Ramondo Giuseppe, che sono di Palinuro. Poi abbiamo preso il portiere Chirico. Poi chi c'è più di nuovi? Comunque abbiamo preso dei calciatori mirati nei vari ruoli. Funzionali, insomma. Perché con l'esperienza dell'anno scorso, con Stefano che fece l'allenatore, con gli insegnamenti dei giovani, che Caprioli, tra Caprioli e San Nicola, sono molti giovani. E con la rosa da quanti giocatori è composta? Attualmente sono 32. 32 persone, quindi... 32 persone che facciamo allenamento al campo, facciamo la partita a tutto campo e rimangono persone fuori anche nell'allenamento. Come ai vecchi tempi. Come ai vecchi tempi. Infatti abbiamo il nostro preparatore atletico Luca Meluccio che trova difficoltà a far fare gli esercizi alla squadra perché... Avere 25-26 calciatori ogni 2 volte a settimana sul campo Non è cosa da poco. Non è da poco. Diciamo che il Caprioli non è una nuova società, nuova. Il Caprioli è stato già in seconda categoria, sì. In terza categoria, anche ecco in prima. Anche in prima. Sì. Ecco, questa diciamo è una rinascita, diciamo così, del una rinascita del una Caprioli. Società nuova, però con l'aiuto sempre dei vecchi soci. Che stanno ritornando di nuovo a aiutarci, io faccio parte anche di quella società, diciamo vecchia, però oggi ci stanno aiutando molto, perché si rendono conto che dopo 3 anni è rinato di nuovo il calcio a Caprioli, quindi... Diciamo che questo è un, non dico una fusione, ecco, lo dicevi già tu prima, diciamo questo legame tra due paesi vicini ma di due comuni diversi, ecco, sì. San Nicola di Centola e Caprioli di e Caprioli. Ecco, qua c'è proprio Mauro De Cocinis che era il presidente del San Nicola di terza categoria. Sì, ex ora, presidente del San Nicola. E ora abbiamo visto un tuo gol prima di rapina, non di rapina, ma di, come si dice... di opportunismo, ecco, sotto sfruttato l'occasione, no, dell'assist giocatore. Dell'amico Saullo, molto bello l'assist. Quindi è il secondo gol questo. Sì. E poi poiché siamo tanti, quando il mister ci dà l'occasione, dobbiamo sfruttare. Diciamo pure che sabato scorso il mister ha fatto un ampio turnover, sì, contro il Magno Cavallo, quindi molti di voi che tra quelli che non giocano abbiamo dato il nostro contributo domenica per la vittoria. Per la vittoria, quindi vi ha fatto giocare in questa partita, diciamo sulla carta facile, Magno Cavallo è l'ultima in classifica, ma che poi insomma non comunque, ha disputato una la classifica è un po' bugiarda perché comunque giocava. Imbottita di molti giovani, anche sì, il Magno Cavallo, giovani, sì. Il primo anno
Infatti parlavo con il dirigente che è il primo anno che fanno la terza categoria, l'anno scorso forse facevano un po' il calcio a 5 e stanno facendo come abbiamo fatto noi del Caprioli, perché comunque 3 anni fa c'ero pure io che gli davo una mano a Stefano. Bello questa immagine. Sì, l'ex capitano del San Nicola. Primo, stanno arrivando decine di messaggi da Caprioli per i nostri ospiti, Mauro Esposito, citato presidente, Fabio Mautone. Poi abbiamo un messaggio per Sirignano da parte di Marco Garofalo, grande Sirignano sempre in formissima, e ancora Teresa Forte. Quindi ci seguono davvero in tantissimi nel Golfo di Painuro. Scusa Remo, voglio ringraziare a Marco e ci teniamo in forma ancora, cerchiamo di tenerci in forma. È una bella notizia perché il tempo di recupero, Cagliacon ha dato la qualificazione al Napoli, 1-0 per il Napoli. Ma questo... Siamo a piacere a chi è tifoso del Napoli. Noi siamo in semifinale. Noi, devo dire, siamo tifosi del Napoli e dovremo incontrare la Juventus. Benissimo. Stefano, diceva prima Federico, tanti all'allenamento, ma in terza categoria 25 persone all'allenamento. Beh, è qualcosa di eccezionale. Non ho mai visto una cosa del genere, dico la verità. Perché comunque ci alleniamo di sera. È Caprioli, fa un freddo. La posizione è particolare, eppure i ragazzi si è creato un gruppo fantastico. Sono tutti, diciamo, sia del vecchio gruppo di giovani che con, se con il nuovo, sì, tutti quanti siamo tutti uniti. Il mister gestisce bene la situazione, quando manca qualcuno c'è subito un rimpiazzo e il rimpiazzo non delude, quindi sono tutte cose positive per far sì, se è possibile, vincere il campionato. Noi restiamo con i piedi per terra, ancora è lungo. Comunque, non so se avete giocato col Ceraso ancora. No, ancora no. Perché il Ceraso, io sono stato domenica al campo di Ceraso, in forte ripresa, in quanto hanno messo dentro dei calciatori di Santa Barbara e hanno fatto una bella squadra, e domenica hanno fatto una bella vittoria con la Civisport. Quindi Ceraso io lo vedo bene per le zone alte prossimamente. Infatti la prossima in casa ce l'abbiamo con il Ceraso. E allora in bocca al lupo. Mauro, tanti giovani, ecco, la media, età media dei giovani in questa squadra. Sì, siamo molti giovani, c'è anche giocatori del 2000, quindi... Quindi in prospettiva, insomma, questa squadra un portiere si prepara per il futuro, insomma, tra i veterani che stanno dando un grosso contributo, ma tanti giovani che... Insomma, in prospettiva. Vecchi. E diciamo, Remo, a volte con il... Con il mio amico Aniello Meneruso ci vergogniamo. Voi vecchi, diciamo così. Voi vecchi, giocare con persone del 2002, guarda tu, che non è... Stefano, quest'anno sei ritornato anche in campo. Dopo cinque anni sei ritornato in campo e a segnare anche. Anche. Hai fatto quando? Uno, due gol? Quanti gol? Uno fino adesso. Uno fino adesso. Sì. Quindi hai anche, gol, diciamo, decisivo. Sì. Gli assi nella manica. Da. Sì. Mi danno una mano e loro mi danno una mano pure noi. Ci aiutiamo a vicenda, quindi è un gruppo bellissimo. Vogliamo di nuovo, insomma, citare un po' la società, questa società da chi è composta? Allora, la società, il presidente in primis si chiama Greco Fedele, che l'ho citato prima, il più giovane. Il giovanissimo di Caprioli. Poi ci dà, non mi ricordo tutti, però sono una decina. Quindi è una società abbastanza... Sì, sono una decina, tipo Saullo Luigi, Saullo Agnello... Tutti sotto i 30 anni? Sì, tutti quella vecchia Tambasco, i due Tambaschi, Tambasco Fedele e Tambasco Vito, ci danno una mano a livello economico, ci aiutano. E quindi abbiamo fatto un programma insieme a loro che in 2-3 anni vorremmo fare la prima categoria. Quindi questo è il nostro programma insieme alla società. Da come si è strutturata la società, dalla volontà che c'è, dal gruppo che si è creato, io credo che... Con i due paesi, perché ripeto quello che hai detto tu prima, sembra quasi una fusione, perché comunque ci stanno 5-6 calciatori, 5-6-7 di San Nicola. Ho detto prima ci sta un 2000, Matteo che anno è? 2001, quindi è un portiere che sta crescendo... piano piano, e quindi tra i due paesi stiamo cercando di fare una bella cosa, se ci riusciamo. I marcatori di questa squadra, Mautone, 4 gol. Ah, Mautone, ripeto, prima mi sono dimenticato di dire che Mautone è stato trasferito dal Pisciotta di seconda al Capriola a dicembre.
Quindi, l'ultimo acquisto. Poi c'è Scarpa con 4 gol, Tomei con 4 gol. Sì. Segnano un po' tutti. Veneroso, Vincenzo, sì, con 3, poi tre. C'è Aniello Veneroso anche, sì, con 3 che ha segnato. Insomma, vanno in gol sì, un po' tutti quanti. Perché faccio giocare tutti. Questo è obbligato. Avendo una rosa, portarla al campo si devono divertire anche loro, cioè, giocando si divertono anche loro, quindi. Però sanno che comunque ci sanno che calmi. Giocheranno tutti qua, giocheranno, e stanno giocando tutti, tutti. Quindi non si lamentano, no, non si lamenta nessuno, stanno... giustamente pure quando si vince è tutto un'altra, il gruppo si fa quando quindi... ci sono le vittorie, sì, insomma. Il campionato, voi avete fatto 7 vittorie di fila, ma forse la vittoria più importante secondo me è quella a Buonabitacolo. Sì, sì, perché noi quando andammo a giocare a Buonabitacolo, Buonabitacolo era a 5 partite, no, 4 partite, 4 vittorie, e noi eravamo dietro perché avevamo già riposato, quindi, e quindi andando a giocare là e vincendo 5-3 e stavamo perdendo 1-0, poi vincevamo 4-1, poi 5-1, poi 5-3. E sai, incomincia ad andare un po' di impronta sul campionato. Insomma, che pure loro non avevano perso neanche un punto prima di quella partita. In casa loro, infatti, a fine partita ci siamo abbracciati tutte e due le squadre perché una bella partita, correttissima. Devo dire che mister Dario Giasi, nel Buonabitacolo, che ci segue sempre, lo saluto, è uno di quegli allenatori che, insomma, prima la correttezza. Sì. Sì. Dare merito all'avversario, sì, sei più forte. Quindi... secondo me non si aspettava una buona Buonabitacolo che Fedele creava questa squadra. Che Fedele squadra. Quando fa una cosa fa solo per vincere, quindi ci proviamo. Loro non sapevano che Fedele era in giro. Massimo, sono stato 3, 4, 5 anni fuori per dal questo gioco, diciamo che dal gioco del è calcio. È stato anche molto fortunato. Fedele o ci sta, Massimo, o non ci sta, quindi... il fatto che il Palinuro non si è iscritto al campionato, sì, ha potuto attingere anche da... Palinuro a maniera di Camerota, non le due squadre che... speriamo non... che il Palinuro l'anno prossimo non smembri questo Caprioli, perché se è la realtà merita di proseguire anche l'anno prossimo. Stefano, lì a Caprioli sono quante squadre che giocano? Cinque squadre. Ecco, anche in questo campionato... avete già fatto 2 derby, il primo la prima giornata contro il Rodio, avete vinto 2-1 e poi contro Pisciotta 3-1. Ma è chiaro che i derby sono sempre molto, molto accesi, sentiti, molto, non... su quel campo dove giocate. Non c'è mai un favorito, quindi. Però li avete vinti tutte e due, tutte e due. Bene, sia contro il Rodio che contro il Pisciotta. E per quanto riguarda le altre squadre, ecco, a parte quelle che poi... abbiamo incontrato, quella che ho visto più attrezzata è l'Acquavella. Sì. L'Acquavella, anche se abbiamo vinto 5-0, però ho visto una squadra attrezzata, non buttano mai la palla, c'è un'organizzazione di gioco, devo dire la verità che mi ha impressionato. Questa è un'altra squadra che viene un po' di anni che, insomma, giocano tutti insieme, giovani, è partita 3 anni fa. Certo, 3 anni fa questa società, tutti giovanissimi, che sono 3 anni che giocano insieme e quest'anno stanno insomma, ottenendo bei risultati, come la vittoria proprio l'altra settimana in casa contro il Marina e quella fatta a Camerota per 2-1. E abbiamo visto questo Magno Cavallo City, che è una squadra nuova, una società nuova. Tanti, ho visto la distinta, anche loro hanno molti giovani, sì, tanti giovanissimi in campo. È importantissimo questo, in terza categoria ci sono i veterani, però è importantissimo questa ricerca dei giovani da valutare. Terza categoria, seconda categoria, un po' di esperienza ci vuole, perché sennò vai su certi campi che ai giovani non li fanno giocare proprio. Quindi un po' di esperienza, un po' di gioventù si fa bene. Poi tutte vittorie, insomma, Caprioli Scaglio 3-0, 3-1 contro il Pisciotta, 5-3 abbiamo detto a Buonabitacolo, 5-0 all'Acquavella, 3-1 all'Entiscosa, 4-1 domenica, sabato contro il Magno Cavallo. Io ho visto la squadra, ho visto anche le immagini, una squadra che crea molto, anche se, diciamo, contro il Magno Cavallo erano tante, non diciamo seconde linee, perché... No, un po' no, così, no, però, no, diciamo...
erano un po' molti giocatori che non giocano, però comunque è una squadra che crea molto. E tutti che vogliono molto conquistare il posto, quello è. Quindi tutti che lottano durante la settimana. Ti posso assicurare che è più brutto fare la partita di allenamento che la domenica. Che la partita di domenica. Sicuramente. C'è più calci durante, durante l'allenamento che durante la partita. C'è competizione. Adesso tutti stanno seguendo lì dal vostro covo, dove sempre così. Saranno tanti sicuramente. Tantissimi. Vogliamo tanti. Salutare. Salutiamo gli amici di Caprioli, soprattutto i ragazzi che giocano con noi. È un bel gruppo formato da ragazzi giovani. Io vedo sempre le foto su Facebook, Facebook, quindi vedo i gruppi, i vari gruppi delle squadre, ma è bello perché questo è lo spirito, di queste squadre di terza e seconda categoria, ecco, stare insieme. Loro stanno sempre insieme, si vedono sempre le foto su Facebook del gruppo, insomma. Voce di foto e salutare il mio caro amico fotografo di Caprioli, Fofò Greco. Quindi ciao Fofò, forse stai seguendo la trasmissione, e forza Caprioli. Vediamo intanto il prossimo turno di questo girone, poi parleremo anche delle prossime partite. Mettiamo in onda il quadro della nona giornata, ecco. Buon abitacolo Scario, Ceraso Cellarum, Civisport Caprioli, Forgore Acquavella Rodio, Lentiscosa B Camerota, Magnocavallo City, Polisportiva Marina, riposerà l'Atletico Pisciotta. Allora, qui abbiamo questa partita contro il Civisport a Moio, gioca a Moio il Civisport. È un bel impegno questo. Bella partita questa qua, perché il Civisport, che sarebbe il Civitella degli anni... Hai tanti ricordi con il Civitella. Ce l'abbiamo i ricordi. Quindi, conoscendo il Civitella, sarà una partita dura, perché adesso dobbiamo avere tre partite, Civitella... Ceraso e Cellarum sono tre grandi partite, tre grandi squadre organizzate anche loro, perché pure il Celli, che sarebbe ha fatto la squadra per giocarsi pure il campionato. Quindi, che tra l'altro c'è Giuseppe Cipolla. Sono rimasto sorpreso qualche settimana fa quando ho visto l'ex presidente del Palinu, ecco, che fa l'allenatore del Cellarum. Quindi è molto difficile questa. Cellarum che gioca proprio a Ceraso, mentre il buon abitacolo ospita lo Scario. Quindi, insomma, un campionato davvero e domani c'è Civisport, recupero. Cellarum, sì. Civisport Cellarum, quindi sì. Un'altra partita importante. Bene, abbiamo chiuso anche questa puntata, ci avviamo ai saluti, un'altra grande puntata, lunghissima, ma davvero tante cose da far vedere, tante immagini, avete visto quanti gol. Che dire, chiudiamo qui perché già dalla regia ci arrivano dei segnali. Un po' massimo, giustamente, siamo fuori tempo massimo e dunque cominciamo con i saluti. Io innanzitutto voglio ringraziare gli amici del Caprioli che sono stati qui con noi stasera per tutta la puntata, la prima volta con noi il Caprioli, avete sentito quello che sta facendo, avete visto anche le immagini, un grande campionato, mira a vincere il girone e facciamo un grosso in bocca al lupo. Ringrazio l'allenatore Fedele Perco. Grazie naturalmente a Stefano. Grazie a voi, Manito, buonasera, di essere stato qui, e grazie a Mauro De Cocinis. Grazie a voi per l'invito. Grazie, in bocca al lupo. Naturalmente avremo ospite più in là ancora nel nostro programma gli amici di Caprioli nel corso di questo campionato. Grazie Massimo Serignano. Grazie a te come tutte le sere. Ringrazio tutti quelli che ci seguono ogni sera, ringrazio le persone che hanno mandato tanti messaggi e buona serata a tutti. Tanti messaggi, Lino, non riusciamo purtroppo a leggerli tutti, intanto la partita è finita, Napoli sì, abbiamo vinto 1-0, ci aspetta la Juventus questo finale. Stiamo tranquilli. La Juve ancora deve giocare comunque. Lino. Allora io voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, la gioielleria Ranieri per lo splendido collier che ha offerto per Clarissa, gioielliere Ranieri in piazza Torre Emanuele sotto ai Portici. Poi vi ricordo domenica 12 di febbraio
oggi sposi al Paradiso Agripesto per tutte le coppie che devono comprare la nozze, e poi domenica 19 febbraio alla piscina Elysium di Agropoli Miss Carnevale 2017. Grazie a Clarissa Urti. Grazie a voi, grazie ai nostri ospiti, ringrazio tutti coloro che ci hanno guardato anche stasera e ringrazio in particolar modo mia sorella Benedetta che ci segue sempre tutti i martedì. questo è importantissimo. Devo dire grazie a Clarissa perché sono tre puntate che stai con noi. Tre puntate, ma sembra, si è calata perfettamente. Sembra di stare con noi da praticamente da sempre. Quindi e complimenti, per me è un piacere. Complimenti un piacere. E grazie. Soprattutto tuo Massimo, grazie. Complimento. Grazie alla produzione Guadalena Scelsa, grazie a Simone Lavecchia e Misinagra, grazie al nostro tecnico in regia Gennaro Infante che insomma ci sta facendo le occhiatacce, ha ragione. Chiudiamo qui questa puntata, come sempre in replica sul canale 668, ma anche su YouTube e anche su Facebook nella pagina La TV di Guendalina. L'appuntamento in diretta è per martedì prossimo qui a Di Martedì Sport. Di Martedì Sport, il vostro appuntamento sportivo è offerto da Cilento Gluten Free, Associazione Volontari Sangue, D'Arena SRL, Palestra Anima, Liupin Pizza, Pasticceria Madonna, Pronto Pizza, Agriturismo San Carlo.